credo che quello di oggi sia un giorno che non può certo essere definito come un giorno del lieto fine, perché non c'è nessuna possibilità di essere felici o di festeggiare o di fare cerimonie di grande gioia quando comunque andiamo a chiudere una vicenda che ha segnato 33 morti, 32 nell'incidente e 33, il 33esimo nel mese di gennaio di quest'anno. Sappiamo che non si torna indietro da quella tragica vicenda e quindi nessuno di noi oggi mette le bandiere per festeggiare. Io ho salutato alcuni dei componenti del consorzio. Dove è andato Silvio? È scappato, l'ho visto prima. Mi ha molto colpito che uno di loro era venuto a trovarmi qualche mese fa a Firenze, facevo ancora il sindaco, pensavo mi volesse parlare della Concordia e gli ho chiesto, beh allora cosa ne pensi? Ha detto, la prima cosa che devi fare è rimettere a posto la scuola italiana, e mi ha parlato per un'ora e mezzo di come lui rimetterebbe a posto la scuola italiana. Questa conclusione non è una conclusione, è un nuovo inizio, è un inizio che si porta nel cuore una tragedia, un dolore che non ha possibilità di essere cicatrizzato, come tutti, come tutte le tragedie che potevano evitarsi, ma contemporaneamente porta nel cuore il fatto che se l'errore di qualcuno crea un danno enorme, è anche vero che una comunità di donne e uomini intelligenti, capaci, dotate di qualità, è in grado di ripartire e rimettere in moto quantomeno la speranza. E allora io vorrei davvero con questo significare il motivo per cui io sono qui. Non c'è nessuna passerella, nessuno show, c'è la gratitudine verso chi ha fatto una cosa che tutti dicevano impossibile, e siccome si è fatta una cosa che tutti dicevano impossibile, quando si fa è giusto che a nome degli italiani il Presidente del Consiglio venga a dire semplicemente grazie.